Ciao a tutti, ci troviamo qua per raccontare le storie del lago di Garda e stavolta racconteremo la storia del bandito più famoso che c'era qua sul lago di Garda, il bandito Zanzanù. Al secolo, Giovanni Beatrice, nato nel 1576 a Gargnano da una famiglia che si è trasferita dalla terra dei laghi vicino a Riva del Garda. La sua famiglia prese il soprannome, o lo scotto, come diciamo noi qua a Brescia, degli Zanon. La sua famiglia era una famiglia di mercenari, definiremo così, diciamo, no, avevano un negozio di chiodi a Gargnano, ma avevano anche altre attività, soprattutto il contrabbando, che era una delle cose più importanti che c'era sulla riviera qua dell'Alto Garda, tra la Repubblica di Venezia e gli Asburgo. Un'altra cosa molto importante da ricordare è che la faida, che il primo episodio che racconteremo di questa, voglio fare molti episodi, sarà la faida tra la famiglia dei Sette, ovviamente qua, Monte Paderno, qua davanti a noi, e la famiglia di Beatrice. Questa faida inizia nel 1602, quando Sette, prima cosa, iniziò per la faida, che Zanzanù si sposò con Caterina Pullo, vicino a Toscolano. Con lei ebbe molti figli, sia prima della latitanza che durante la latitanza. Questo perché? Adesso torniamo al discorso. La faida è nata tutta perché nel 1602 Chibon VII uccise in un agguato Andolfo Pullo, che era il fratello, Alfonso Pullo, scusatemi, che era il fratello dell'arciprete di Toscolano Maderno, ma anche il fratello della moglie del Giovanni Beatrice, nonché il futuro Zanzanù. Da qui nacque una faida. Infatti, l'estate stessa, nel 1602, vi era una festa delle milizie territoriali che si svolgeva a Toscolano e si trovarono di fronte la famiglia Sette contro la famiglia Beatrice, nello specifico Francesco Sette e Beatrice. Ne scaturì una rissa violenta dove il Beatrice lo ferì, ma dopo scappò perché praticamente tutti gli altri corrono dietro, gli amici del Sette, ma lo zio del Beatrice intervenne uccidendone uno e facendo arretrare i malcapitati. Da qui però scattò il primo bando, perché i due, zio e Zanzanù, futuro Zanzanù, non potevano più mettere piede nelle terre di Venezia, e infatti si rifugiarono nel loro potere di Riva del Garda e qui meditarono la vendetta che adesso mi andremo. Nel 1603 ci fu una specie di pace tra le famiglie, ma non fu così, perché tra tanti amici della famiglia Sette c'era anche una famiglia di Milano che vi racconteremo il brillante di questa storia a parte, perciò non ve ne parlo adesso, che uccise praticamente uno dei figli. Che i Beatrice erano contro loro. Allora nel 1605 ucciso il padre di Beatrice. Da qui la tremenda vendetta dello zio e di Beatrice stesso, che giurarono di farla pagare i Sette. Infatti qui vi formarono una banda e cominciarono a correre nell'Alto Garda facendo sfacelli, talmente tanti sfacelli che la Repubblica di Venezia mise una taglia molto alta sul loro e diventò, da qui cominciò a diventare la leggenda di Zanzanù. Infatti c'erano anche solo Italia che li seguivano, nonché tutte le guardie venete. Si arrivò dunque fino a quando un Sette, che aveva infiltrato dentro nella banda di Zanzanù, principalmente dalla famiglia Beatrice ma anche da alcune altre, a Gargnano si rifugiarono in una casa e la spia avvisò sia il Sette che il Sette, nonostante che fosse bandito anche lui dalla Repubblica di Venezia, ma chiamò i Veneti e fece praticamente la sua fiata andare intorno a questa casa, ma Zanzanù, il suo zio e gli altri riuscirono a sfondare
sfondare un muro della casa, scappare, ma prima di scappare su una barca ci sono le sette, da qui la faida tra di loro, perché gli zanzari lo vinsero. E qui finisce il nostro primo racconto, molto veloce, molto, come al solito.